Era una zona di pionta completamente buia, adesso invece illuminata a dovere grazie a questo nuovo sistema di illuminazione a LED che parte dal viale davanti al campus del Pionte e che poi si dirige appunto verso il parco. Dunque un intervento per una maggiore sicurezza per chi frequenta questa zona, per chi frequenta le strutture sanitarie che ci sono, l'università o semplicemente per chi vuole fare una passeggiata magari quando non c'è più luce, con maggiore sicurezza. Era una zona nella quale non si riusciva a percepire cosa ci fosse 10 metri più là, perché era veramente completamente buia. C'erano soltanto un paio di lampioni in tutta questa zona di parco, ora ce ne sono 180, corredati da tanta videosorveglianza che verrà collegata nei prossimi giorni alla Polizia Municipale, ai Carabinieri e alla Questura di Arezzo, in modo tale che chi passeggia all'interno di questo parco si senta ancora più sicuro rispetto a quanto non sia già sicuro. Potete vedere, questa zona prima era una zona completamente inaccessibile, oggi è una zona veramente, a mio avviso, gradevole, e speriamo che sia frequentata sempre di più da persone per bene, tranquille, che non creino disagi. Ecco, l'avevate detto di intervenire, avevate già iniziato, e questo è un proseguimento di un'attività per ridare a questo parco, insomma, la dignità che merita. Beh, sono 2 anni in realtà che stiamo continuando ad intervenire, in parte sulla zona comunale, quindi la zona dove ci sono i giochi, la zona da quale si accede da via Masaccio, la zona comunale. E nel corso dell'anno scorso abbiamo realizzato la pista ciclabile che collega appunto via Cittadini con via Laschi, e quest'anno abbiamo completato le opere con l'illuminazione, la videosorveglianza e interventi piuttosto importanti sul verde. In realtà c'erano tantissimi arbusti che erano cresciuti negli anni, che erano ormai non gestiti, non mantenuti, e quindi davano il senso di incuria e anche di insicurezza, perché creavano delle barriere visive molto importanti. Oggi, come vedete, si riesce a vedere da una parte all'altra del parco senza difficoltà, quindi sicuramente la percezione di sicurezza è aumentata di tanto.